Ciao a tutti ragazzi, che bello, già vi vedo, benvenuti qui, io come sempre sono Michele Mireno, ormai lo sapete, mi conoscete, siete qui nel luogo dei poeti estinti e siamo arrivati, non ricordo mai il numero dell'episodio, dovrebbe essere l'ottavo, il nono ospite che abbiamo tra noi per questo talk show, questo appuntamento in cui parleremo oggi di musica ma non solo, perché nel frattempo, mentre mi sposto appunto con i nostri potenti mezzi tecnici nell'area del talk show, vi voglio presentare quest'oggi una persona che ovviamente prima di tutto è diventato un amico solido di quelli appunto come parlavamo con lui offline, che riuscirai a non dare mai per scontato. Ci siamo conosciuti grazie ad un concorso musicale svoltosi in quel di Ischia. E al di là del ricordo bellissimo che porto con me di quegli anni, di quei giorni anche soprattutto, ho avuto il piacere di conoscere una persona che ama, nel vero senso della parola, la musica. Ma prima di raccontare di più e addentrarci appunto in chi è e cosa fa questa persona e cosa anche significa per me in qualità di essere umano, signore e signori, vi presento, cari poeti estinti, il mio amico Mino Ferrandino. Mino, sei tra noi. Eccoci finalmente. Ciao Michele, ciao a tutti che seguite questo programma bellissimo. E ho avuto modo, grazie a te Michele, di seguirti un po' nelle precedenti puntate, quindi già so più o meno dove andrò a parare adesso, dove mi incamminerò con te. È bello, credimi. Poi vedi, Ischia Milano, sembra che siamo qui dietro l'angolo, è bellissima cosa. Forse oggi ci accomuna il tempo uggioso, però vabbè dai, non fa niente, ritornerà il sole. Allora, che allora, mi racconti tutto di bello, bene? Tutto okay? Allora, Mino, io intanto ti introduco prima di iniziare con questa chiacchierata, appunto, non ti sentire mai intervistato, perché non è mai questo l'incipit di questo luogo, ma voglio che tu condivida con noi un po' di emozioni. E infatti, oggi, essendo tu una persona nell'ambito musicale, non parleremo soltanto di musica, perché credo che io e te possiamo permetterci di raccontare anche qualcosa che parli di vita, così da appunto trasmettere quelle emozioni che soltanto tu puoi regalarci. Ragazzi, credetemi quando vi dico una cosa del genere. Però, come faccio ogni volta con ogni ospite, prima di chiederti qualcosa nello specifico, io a te ti chiedo in maniera libera, come preferisci tu, raccontaci e introduci chi è Mino Ferrandino. Ecco, quanti minuti ho? Niente, vabbè, nasco, questa è carina, perciò te la racconto. Io nasco nella notte della Befana, dell'Epifania, quindi una notte un po' magica, se vogliamo, del 1967, quindi 54 primavere fa. Nasco in questa notte con una tormenta, mia mamma ha sempre raccontato così, con un temporale proprio di quelli pazzeschi. E niente, nasco qui in quest'isola meravigliosa del Mediterraneo, di Ischia, nel Golfo di Napoli, e ho vissuto sempre qui fino ai 20 anni, poi sono un po' evaso, ho cominciato a essere un po' irrequieto, ero molto curioso sempre, quindi volevo capire, scoprire cosa ci fosse al di là dello scoglio, qui dello scrigno, e quindi sono andato via, poi addirittura all'estero, e ci sono rimasto, sono stato un po' latitante per 20 anni, per poi far ritorno qui e rituffarmi di nuovo in quella che è stata sempre la mia compagna di viaggio, di vita, e il mio amore, la musica. Quindi ho cominciato di nuovo a rifare tante cose, però ecco, se partiamo proprio dall'inizio, io ero un bimbo piccolissimo già, mi ricordo che a pochi anni avevo i primi regali, sempre chiedevo mangiadischi perché mi piaceva questo piccolo affarino dove tu mettevi il dischetto all'interno e cominciavo a leggere queste note musicali, quindi mi affascinava già allora. Poi ho iniziato con le cose più grandi, il grammofono, cioè il giradischi quello grosso, sai, così, fino a passare per Mysterio, Hi-Fi, insomma. È tutto cominciato lì. E quindi già da piccolo io ascoltavo i 45 giri, i dischi. Io ricordo ancora il primo 45 giri che ho fatto sì che mi comprassero perché ero troppo piccolo per andare da solo a comprarlo. È stato Anima Mia dei Cugini di Campagna. Conservo ancora quel disco, pensa, cos'era, il 74, se non
ricordo male. Poi ricordo le canzonissime che io seguivo ai Festival di Sanremo da lontano, così perché ero troppo piccolo forse per capirne l'importanza, però le canzoni già allora mi rimanevano e quando puntualmente era la notte della Befana, sai com'è, quando sei piccolino devi scrivere la letterina, qui si usa farlo alla Befana, si usava una volta, ma si scriva tutti a San Nicola, a Babbo Natale, a Santa Lucia, all'Epifania, quindi è diventato, comunque allora mi ricordo si scriveva sta fatica. Letterina all'Epifania, quindi alla Befana, e quindi io cosa chiedevo secondo te? I dischi, il giradischi, e quindi scrivevo tutti i titoli possibili e immaginabili, anche perché già da allora poi ero seguace del buon compianto Lelio Luttazzi e la sua Hit Parade, e da lì forse ho cominciato io un po' ad essere attaccato Ok, anche alla aspetta, radio. se parli dei tuoi inizi ti Quindi. fermo un attimo, perché gli inizi dell'ospite, il racconto proprio dei veri inizi con qualche aneddoto è una parte molto importante. Quindi, prima di raccontarmi i tuoi inizi e spiegarci un pochettino come ti sei mosso anche nel mondo della musica secondo i tuoi piaceri, io voglio farti vedere una cosa. Spero che tu non te l'aspetti, che io lo abbia qui con Sì. me. Sai cos'è questa? La vedi dietro di me? C'ho la gemella. Esattamente. Allora. Che bello. Ricorda, sembra ieri, Michele, guarda, è pazzesco, però sono passati un po' di anni ed è un po' passata anche di Cavolo. acqua sotto i Correva ponti, l'anno però 2013, sempre uguale. 2013, pensa, quasi 10 anni fa. Però ecco, mi ricordo di questo ragazzino con la chitarra che si è fatto notare subito, ma più che altro perché tu, oltre che avere una voce ed essere un bravo artista, tu hai un'anima e si è visto subito ascoltando la tua canzone. La prima canzone che proponesti, adesso aiutami perché Tutto mi il sfugge il resto è titolo, però inutile. io ricordo è inutile, ecco. Io conservo ancora il video, prima o Io poi magari no. non so se tu ce l'hai, te lo farò avere, lo cercherò. Lo devo cercare, anche sai perché non dipendeva sempre da me, perché Pitre Cusa faceva parte dell'altra parte Ma di altro matto come me che organizzava queste vuoi robe, spiegare diciamo cos'è? cosa. Ti va di Però ecco, raccontare cos'è Pite Cuse, il premio, cos'è, da dove è nato anche magari, ti va? che comunque non è partorito da mente o da me stesso. Pietre Cuse è praticamente, innanzitutto Pietre Cuse, per chi non conosce la storia, diciamo di Ischia, è uno dei tanti nomi che ha avuto quest'isola. È stata la prima colonia greca, quindi dobbiamo risalire a proprio la preistoria, ai dinosauri. I greci hanno colonizzato per primo, scoperto questa parte dell'isola, che poi è l'Acco Ameno, e lì, in quella baia magica, appunto ci fu questo insediamento greco, e quindi il primo nome di Ischia è stato proprio Pite Cuse. Poi negli anni ha cambiato fino a raggiungere Ischia, però ne sono passati proprio tanti di nomi. E quindi l'Acco Ameno, perché Michele Schiano, il mio praticamente collega, compagno, amico, abbiamo sempre organizzato insieme queste cose, e da quando sono ritornato appunto dalla Germania qui, e anzi da Trento qui a Ischia. E niente, lui aveva già iniziato un anno prima, mi pare, o due, non ricordo bene adesso, a fare questo concorso di voci nuove che appunto chiamava Una voce per Pite Cuse. E si scrivevano un po' dappertutto. Allora venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, da Roma, anche da Torino. Ricordo un ragazzo addirittura venne da Torino in un'edizione. E quindi io l'ho sempre affiancato, però ecco, parlare di Pite Cuse proprio, questo ecco, è una creatura sua, io posso appunto dirti qualcosa. Ed è stato bello perché in quegli anni poi abbiamo conosciuto tantissimi amici, te per uno dei primi, proprio, anzi se non il primo, come posso ricordare che nel cuore, oltre te, porto un'altra grandissima cantautrice che forse ricorderai anche tu, perché doveva essere proprio in quell'edizione, e come te siamo rimasti veramente legatissimi ancora tutt'oggi, Intanto ogni Mino, tanto ci sentiamo, ti salutano in parliamo, chat ragazzi che sono arrivati da un altro canale, quindi grazie a Isaka, benvenuta fra i poeti estinti, siamo qui con Mino Ferrandino che è mio caro amico, organizzatore di eventi, cantante, presentatore, speaker radiofonico di Ischia e ci stava introducendo, E e ci stava introducendo appunto a quello che... Un saluto anche a Mino Ferrandino, sì, ti salutano tutti, qua sono sempre tutti molto affettuosi, Mino.
Un E abbraccio. stava. Visto che adesso ci si può. Stavo dicendo appunto che oltre te è rimasta, io penso che forse siete gli unici proprio rimasti nel cuore, perché ci sentiamo di tanto in tanto, ed è questa grande artista calabrese che è Raffaella Scarpelli, che è una cantautrice. Io spero che tu la ricordi, perché foste gli unici due che in quell'edizione avevate delle canzoni che ti colpivano proprio, ti mandavano giù a tappeto. Tu con la tua, tutto il resto, e lei mi ricordo ancora, perché di lei la ricordo, perché quella canzone mi è rimasta talmente appiccicata che la canto tutti i giorni, sempre in macchina dove mi trovo, ed era Voglio indietro la mia vita. Se Raffaella ci sta seguendo, perché lei segue i social, te voglio bene, tanto, veramente. E quindi Michele, ecco, questo è quello che mi ricordo di quegli anni lì. Poi abbiamo cominciato veramente a esagerare, Ok, no, io ti ci siamo ringrazio cresciuti. per aver parlato appunto di una cosa appunto che tu dici è stata partorita da un'altra persona. Io l'ho voluta citare perché è lì che ci siamo conosciuti, perché ho partecipato appunto a questo concorso e ho conosciuto la tua persona. Quindi adesso io ti chiedo, Mino, dimenticando il momentaccio adesso, Covid e quant'altro, quindi anche l'impossibilità di organizzare eventi, da organizzatore di eventi musicali, quale sei tu, cosa vuol dire per te organizzare un evento musicale dove milioni di dove tantissimi ragazzi vogliono iscriversi per portare magari la propria musica o a volte tributare anche magari artisti? Per te, da organizzatore, cosa vuol dire questo? Allora, per me intanto vuol dire farmi vivere sempre di musica, perché io di musica vivo. Non ho avuto la fortuna di fare il cantante a quei livelli, cioè ai tuoi livelli, non sono andato nei grandi concorsi, non ho mai preso lezioni, non ho studiato, io ho studiato indirettamente, io sono un po' come una spugna, io assorbo tutto quello che è musica, io lo assorbo dentro. Poi ti racconto come magari ho perfezionato le doti, le tecniche e quant'altro, ma non facendole. È una pecca, perché bisogna studiare, anche quello è importante. Però io penso che alla base di tutto ci deve essere qualcosa dentro che ti mette su un palco e ti fa fare determinate cose e tu non sai nemmeno come fai a farle, perché ce l'hai dentro. E un po' ci si nasce così, diciamocelo. Totò. Voglio citare uno dei miei miti, Totò diceva sempre: signori, si nasce, Dio lo nacque, modestamente. Ecco, io penso che artista si nasce un po', non è che impari a fare l'artista, l'artista lo devi un po' aver dentro. Poi gli artisti sono un po', tu confermi, sempre un po' folli, un po' pazzi se vogliamo anche, a volte egocentrici anche magari, però ecco. Io ho fatto queste cose, ho creato poi dopo nel tempo, dopo Pitecuse, perché poi Michele ha cominciato a prendere altri indirizzi, lui si è perfezionato nella regia televisiva, ultimamente collabora, fa dei cortometraggi, sta per realizzare un suo Non primo io, film, perché lungometraggio, loro, quindi i sta ragazzi che facendo delle arrivano cose. adesso non sanno di Michele Schiano, quindi non io, Michele. Vabbè, magari era anche lui e avrai da raccontarne. Comunque, ecco appunto, dopo Pitecuse io ho cominciato a sentire di nuovo l'esigenza di ridare, di dare voce a questi ragazzi, perché specialmente quelli di Ischia, perché poi avendo organizzato un format che è arrivato alla terza edizione, poi purtroppo per eventi un po' che non avevamo certo programmato, e non parlo del Covid, purtroppo come ben saprai qui nel 2017 c'è stato un terremoto abbastanza importante che ha messo, specialmente il comune dove vivo io e me stesso, la mia casa, ci ha messo un po' knockout. Siamo vivi, grazie a Dio, quindi non ci lamentiamo, perché finché c'è vita c'è sempre qualcosa di bello che ti aspetta. Però ecco appunto c'è stato un po' di disagio, quindi da allora purtroppo non ho potuto più organizzare questo, se no saremmo andati avanti e saremmo oggi alla sesta, alla settima edizione. Comunque, partiamo ecco appunto con questa prima edizione. Io mi invento questa cosa che si chiama Voci in Tour, che poi dalla seconda edizione si è un po' internazionalizzato, è diventato Voices Tour Festival, cioè io sono pazzo, dovevo andare sempre un po' all'estero, e l'abbiamo fatto per 3 edizioni. È stato bello, perché ti spiego, il format è facilissimo. 12 ragazzi, io facevamo dei provini con dei maestri, con dei professori, professori che qui insegnano musica, e quindi li selezionavamo 12 di loro, e questi 12 ragazzi avevano la possibilità di fare proprio, non dico scuola, un percorso che però li portava ad avere confidenza, a stare sul palco, la classica gavetta. Partivano alcuni da zero, cioè alcuni che non avevano mai cantato prima e si sono distinti poi nel tempo. E sono stati 5 mesi per 12 tappe, per 12 serate su un palco.
Un palco che a volte ci ha visti esibire al teatro, qui l'unico che abbiamo sull'isola, qualche volta ci ha visti esibire a un cinema, qualche volta ci ha visti esibire nei locali. Abbiamo organizzato anche delle scene, spettacoli, dei grandi locali con delle belle scenografie, coreografie. È sempre stato un mio pallino fare un format poi televisivo, perché andava in TV, nella TV privata di qui, Ischia. E quindi è stata veramente un'avventura bellissima. Alla fine c'erano degli sponsor che ci hanno aiutato, abbiamo potuto realizzarlo, quindi ho messo in palio dei premi, dei premi anche in denari che mi dava la possibilità poi di seguire dei corsi a scuola e quant'altro. Comunque è stato bellissimo perché in queste tre edizioni si sono distinti dei ragazzi qui isolani che hanno delle voci fantastiche e hanno cominciato un loro percorso, molti di loro. Alcuni, come tengo veramente di cuore a citarli, tipo Daniele Sigliano, se vogliamo, un ragazzo di Ischia che sta incidendo un disco con una produzione che si trova in Toscana, di un ragazzo che è un produttore molto bravo, molto in gamba, e adesso è arrivato già al terzo video. Praticamente lui sta costruendo questo disco. Certo, oggi si usa il social, quindi non c'è più il disco fisico, sono i download e quant'altro, però lui adesso, dopo anni di gavetta, ha fatto piano bar, ha suonato dopo aver cominciato con questo format, appunto, adesso sta realizzando i suoi brani, questa è una cosa bella. Poi ci sono altri ragazzi che hanno cominciato a fare piano bar, fanno serate d'estate, certo, fino all'anno scorso, ma non ci siamo un po' fermati tutti. Però io sono molto soddisfatto di questo. Sono dei ragazzi che hanno cominciato che avevano come guest, venivano perché c'era la serata dei duetti, allora facevano duetti, scegliete qualcuno con cui cantare. Ricordo c'è una ragazzina che io ho iniziato a sentire cantare, aveva 12-13 anni, oggi è una signorinella, ne ha 15-16, magari, anzi no, ne aveva di meno, forse 10. Però è pazzesco, Carolina, la saluto se ci sta guardando. E ho visto veramente ragazzi crescere, visto anche, abbiamo anche assistito a un po' di folklore, perché quando c'è competizione saprai meglio di me, e che ogni tanto le succedono. Ogni edizione ha avuto le Allora, sue. ti Io. fermo un attimo perché tu salutavi persone, se ci stanno seguendo, io ti dico una cosa, ovviamente lo dico anche agli altri, per chi si fosse perso magari la prima parte o oggi non può esserci, lo dico anche a te Mino, se poi tu vorrai ricondividerla, ricordo che tutta questa chiacchierata con Mino Ferrandino verrà ricaricata già da domani su YouTube, il mio canale Michele Mirenna, mi trovate da tutte le parti col mio semplice nome e l'avrete disponibile per poterla rigustare, quindi tranquilli se volete appunto farla ascoltare, io vi Bello. do appunto questa possibilità già da subito perché non mi piace poi far aspettare per una cosa così bella. Ma nel frattempo, mentre parlavi, Mino, e raccontavi con tanto entusiasmo la costruzione di un qualcosa che comunque è una cosa nuova perché è una tua creazione, è un'idea partita da te, ti volevo chiedere. Perché spesso i ragazzi che partecipano, ovviamente anche se sono molto giovani, non si mettono mai nei panni degli organizzatori e quindi dei lavoratori della musica che in questo momento sono molto penalizzati. Cosa vuol dire creare un team che funzioni per un evento musicale? Innanzitutto avere fiuto. Io il più delle volte ci ho preso. Io dico sempre per scherzo, io solo una cosa non ci azzecco a volte, la schedina, come diciamo, usiamo qui, l'otto, no? Il numero. Sai che qui poi a Napoli specialmente. Ma questa è una cosa che va sfatata. Io ho vissuto 5 anni fra Trento e Bolzano, posso dire che sono molto più superstiziosi e scaramantici loro di noi qui. È una roba pazzesca. Comunque io ovunque sia andato sempre sto pallino di giocarsi i numeri, se robe c'è dappertutto. Comunque, ecco, io dico di solito, io sono quella, non ce l'ho mai, anche se non la gioco quasi mai, perché non sono un accanito dei numeri, dei sogni, li scordo pure poi facilmente. Quindi. Però, appunto, sulla musica, sul fiutare un po' i ragazzi, ma anche una canzone, non lo so, e la ci piglio quasi sempre. Ci azzecco un po' e niente, li sceglievo e ci ho sempre creduto. L'unica cosa che forse, ecco, appunto, posso dire è che per organizzare un qualcosa bisogna veramente armarsi di una sola cosa, perché senza di quella non fai niente, è la pazienza, perché devi metterti nei panni di tutti, nei loro stati d'animo, nei loro umori, nei loro chiaroscuri del momento. Guarda, te ne potrei raccontare milioni di aneddoti successi in queste tre edizioni, però la cosa è.
guarda, cioè, prima ridevo quando tu, ecco, appunto, hai ricordato un po', per chi non si era messo all'ascolto subito, però guarda, ce ne sono state di robe negli anni che ci sarebbe da rivederle per raccontarlo, perché se te le racconto così non ha senso, vanno viste. Cioè, nella prima edizione c'è stata la rivalità accesa fra due prime donne, chiamiamole così, della scena isolana, perché loro poi si portavano, avevano il loro seguito, ognuno aveva il fan club ed era pazzesco, credimi, perché avevamo una sala con magari 200-300 persone e ognuno tifava per il proprio, diciamo, beniamino, no? E quindi era bello. Poi si avevano queste rivalità accese alla fine per portare a casa la targa, che era il premio di tappa, e poi facevano punti. Alla fine in classifica chi arrivava primo poi vinceva il premio finale, che era una bella fetta, era una bella somma in denari, voglio dire. Quindi c'era rivalità e quindi se ne sono un po' viste. Ogni tanto c'è stata anche qualche parapiglia, qualche zuffa. Mi Poi non ti scrivono, dico le Mino, mi giurie, hanno scritto per quella roba. te, mi scrivono Dimmi. in un campo del genere, in un Sì. ambiente del genere, credo che avere l'istinto giusto sia la chiave per una buona riuscita. Ecco, quello, un po' quello che dicevo, giustamente, è proprio vero. Avere lì quel lampo per dire questa cosa qui. Io ci pensavo da anni, però ci ho messo un po' di tempo. Io sono molto lento nelle cose, forse fa parte di me, della tipica. Io non sono uno che va dietro gli astri e le stelle, però il Capricorno, dicono che oltre che essere un po' capatosta o testardo, magari è molto meticoloso, cioè matura le cose pian pianino, pian pianino. Poi però quando prende la decisione non lo ferma più nessuno. Io sono così. Io ci metto un po' di tempo perché ci ragiono sulle cose, perché mi piace farle. Sono un po' tedesco, vissuto lì per 20 anni circa, quindi prova a immaginare come Non lo sono sapevo. divenuto poi nel tempo, molto attento. Non ti ho mai detto che ho vissuto. Io, quando poi la radio, dobbiamo prendere quel discorso di mamma mia, finito quel periodo lì, finito la scuola, diciamo quella lì, aver preso il diploma, e ho deciso di andare all'estero, appunto in Germania, e ho vissuto a Monaco, Monaco di Baviera, per più di 15 anni. Quindi ecco, da lì forse poi ho preso questo mio essere molto preciso, molto attento, molto meticoloso. Quindi una volta che la nave è partita, poi guarda che cammina da sola, non è che devi navigare o remare per cercare di mandare in una direzione. Logico che ognuno deve fare la sua parte. Ogni tanto erano ragazzi giovani, cioè io, ok, sono stato un po' sempre lo zio, quindi vi ho sempre cercato di indirizzare, di condurre, di tenerli tranquilli, però c'erano dei momenti, che ne so, la classica, ti piglia il botto del palco, ti blocchi, ferma la base, vai sul palco, prendi tempo, dai, non è successo niente, tranquillo, si riprende, vai, riparti da capo. Comunque, prima di questo ti stavo dicendo, la cosa secondo me più complicata, i problemi più grossi li ho avuti sempre per colpa della giuria. Io no, avrei potuto mettere anche il Papa in giuria, ma non mi andava bene, non vorrei essere blasfemo. Però credimi, ho provato di tutto. Ho messo dei professionisti, degli artisti, dei cantanti. A volte ho chiesto ad amici, non oltre Manica qui, oltre Golfo, che sono venuti dalla terraferma, anche dei bravi artisti che sono per amicizia sono voluti venire qui anche per poi esibirsi, sempre a titolo di amicizia, veramente carinissimi. E poi giustamente dicevo, fate parte della giuria perché chi più di voi può dare un punteggio, Certo. appunto, ad un'interpretazione, perché voi andate a vedere un po' tutta la cosa, tipo praticamente c'era sempre da valutare l'interpretazione, prima di tutto, però anche la tenuta del palco, la presenza scenica e il modo di cantare, l'intonazione e quant'altro. Quindi dare una votazione a volte non è facile. Poi in 3 minuti di esibizione, 4, Ma non è tu dici, facile cogliere il ma i tutto e problemi che hai dare un voto. Si riscontrato fa. tra di loro, tra i giudici, intendi? Certo, perché proprio loro contestavano, delle volte li hanno contestati in diretta, quindi ci sono stati i parapiglia, sono volate parole, e io lì a mediare, a moderare, a cercare di calmare gli animi, ragazzi, siamo in diretta, siamo sulla televisione, anche se cerchiamo di non fare brutte figure. Poi devo dire grazie, anche ho avuto sempre tutti questi anni, ancora oggi, quest'anno addirittura l'ha avuta con me sul palco, sono riuscito a convincerla a presentare con me un memorial che facciamo ogni anno. Io ho avuto sempre la fortuna di avere una grandissima amica che poi è una delle giornaliste più brave che abbiamo qui a Ischia, che è Anna La Monaca, che
che se ci sta guardando, saluto, le mando un bacio enorme. Lei è stato sempre il mio ufficio stampa, ha curato sempre il tutto, articoli, ha creato pagine su pagine per tutti. Quindi alla fine poi io dicevo sempre, ragazzi, guarda che abbiamo bene o male, questa è un'isola che non è poi piccolina, fa 60.000 e rotti abitanti qui, non è proprio piccola, piccola, piccola Ischia, come a volte la si può immaginare. Quindi ci avevamo un po' di. Poi queste televisioni vengono viste anche in terraferma, quindi ci vedevano a Napoli, ci vedevano a Caserta, anche dal Molise a volte, quindi perché arriva fin lì il segnale. Dicevo, ragà, datemi una calmata, perché io dopo il montaggio devo tagliare tutto, perché sennò qua facciamo delle. Perché a volte proprio c'era questa competizione accesa, però rendeva il tutto più bello, più piccante, sempre più incerto. E nelle edizioni, ricordo, non c'è stato mai un risultato alla fine scontato. C'è sempre stata la sorpresa, c'è sempre stato quel testa a testa fino alla fine con quel pathos, e poi chi ha vinto proprio per il rotto della cuffia, come suol dirsi. Questi sono stati 3 anni fantastici. Poi purtroppo, come ti dicevo prima, c'è stato il terremoto, ci siamo dovuti fermare, ahimè, per forza maggiore. Abbiamo fatto qualche serata in piazza d'estate proprio per raccogliere fondi, per aiutare le popolazioni che erano state colpite gravemente dal sisma, e quindi ci siamo esibiti comunque lo stesso anche d'estate, dove c'è stata la possibilità, perché poi qui devi sempre avere 1.000 permessi per esibirti in piazza e quant'altro d'estate. Però credimi, ancora oggi quando ci capita di fare qualche serata, ritrovarsi tutti insieme a cantare, perché poi oltre che fare sempre io, canto anch'io, perché se non canto non vivo. Allora, visto che hai intersecato con l'argomento del canto, volevo inserire più che altro un ricordo bellissimo che tu prima hai soltanto anticipato, ovvero 2 anni dopo Pitacusa, quindi 2013, nel 2015, per l'occasione dell'uscita del mio album, e ti dico, non devi parlare di me, perché se tu inizi a parlare di me non finisci più, perché sei davvero tanto generoso, quindi non parlare di me, ma io Sono parte. ti chiesi per quell'occasione, siccome si stava realizzando un docufilm, io dovevo scegliere veramente quelle poche persone che volevo sulle dita di una mano, no? Che parlassero di me, sia come artista, ma soprattutto come persona, che mi avevano conosciuto. E io ti contattai su Facebook e ti chiesi questa cosa, e tu mi mandasti un video bellissimo, tra l'altro con gli sfondi di Ischia, stupendo, all'aperto, una cosa veramente. L'ho fatto, mi sono arrampicato in un posto impossibile, dove c'è una delle vedute più fantastiche, più pazzesche, Esattamente, sono qui. ma a me una cosa che mi rimase, ti dico la verità, molto impressa nella memoria, è il discorso che facesti sulla musica italiana. Parliamo del 2015, quindi sono passati 6 anni ad oggi, nel momento in cui noi adesso stiamo qui per parlare. E io quella volta non ti feci una domanda, però tu rispondesti comunque a quello che oggi io ti sto per chiedere. Mino, dopo 6 anni, quel principio di purtroppo un po' decadimento, passami il termine, della musica italiana, parliamo, che tu avevi anticipato. Dopo 6 anni, Mino, cosa pensi? Siamo migliorati, te lo dico subito, ma lo sanno tutti. Forse i meno giovani non si rendono conto ancora, ahimè, perché la musica che regna oggi, che domina, è la musica un po' che forse noi, io, la mia generazione, la tua, quella prima di noi ancora, non avrebbero mai immaginato che potesse evolvere così oggi la musica. Già il fatto di aver quasi eliminato la presenza fisica del supporto, no? Hai visto? Anzi, oggi hanno resuscitato un po', hanno riesumato il vinile, però è un'operazione di nostalgia, secondo me, solo per gli amanti del genere, come me, che sono un collezionista anche, tra parentesi, tra le altre cose, un po' fissato matto, perché io colleziono veramente robe pazzesche, sono Dopo ne pazzo. parliamo, Però dopo ne ecco. parliamo. Eh sì, la musica ha preso proprio una direzione che io non avrei veramente, nemmeno nei miei incubi forse peggiori, avrei immaginato. Anche perché non che non accetti io oggi, per dire, il rap, la trap o quant'altro, ma non riesco ad accettare che sono tutti uguali. Cioè sembra tutto uguale, tutto si somiglia, tutti
tutti urlano, blaterano le stesse frasi costruite su rime, ma non c'è più il senso, il concetto di canzone, secondo me, anche la musicalità. Se tu prendi un brano di chiunque di questi ragazzi odierni che ne escono a frotte, ti faccio i format, non c'è bisogno che li citiamo, li conosciamo bene, no? Anche tu Certo. ne hai provato qualche anno fa, mi ricordo. Però vedi, alla fine vince sempre la musica useggetta, come una volta soleva dirsi, ma credimi, oggi è veramente tutto useggetta, perché le ascolti quando? Una volta, due, tre, e poi dopo le butti via, perché non sanno più di niente. Tu, io non voglio essere, non voglio disprezzare gli artisti, perché ad esempio ce ne sono alcuni che io adoro. Io sono ad esempio pazzo, ma pazzo di Achille Lauro, ma lui veramente, perché ha originalità, lui ha Comunque, carisma. Mino, puoi citare, infatti ti volevo dire questo, tu i nomi li puoi citare perché comunque è una tua opinione questa qua, sei libero qui su questo canale di dire la tua, ecco. Se dobbiamo dare un genere, ecco, appunto, ne posso citare, ma ne salvo proprio pochi. Ma poi alla fine, fa caso, tutto è uguale. Una volta avevi gli artisti, vogliamo andare negli anni 60. Se andiamo a mettere in Aspetta, confronto le regine non di lo dico. allora, i re di allora, Non, non, non fare. Li diciamo dopo? No, nomi, no, no, li facciamo. No, 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 perché sì, no. voglio che tu introduci quel mondo e quell'epoca con un solo nome. Quindi. Voglio solo fare l'esempio della musica che oggi purtroppo vive questo periodo di disagio, perché non c'è più un'identità. Se allora tu mettevi su un piatto, per dire, Mina, Milva, La Pavone e Zanicchi e Ornella Vanoni, ognuna di loro aveva un suo stile, aveva una sua timbrica vocale riconoscibilissime, e cercavi, e appunto non erano uguali tutti e cinque, per dire, ti faccio solo cinque Certo. esempi, ma se pure prendi gli urlatori, che ne so, Claudio Villa, Morandi, i vari Celentano di allora, degli anni 60, non erano tutte uguali le loro creature, la loro musica, le loro canzoni. Non sembrava tutta una cosa, capisci? C'era la differenza. Poi si scrivevano delle belle canzoni, si scrivevano dei bei testi. Oggi, spiegami quale di queste canzoni odierne, che a parte faccio fatica a ricordare i titoli, ma anche i loro nomi, in effetti. Se mi ha colpito Lauro, perché lui è, oltre che a fare trap o rap o quant'altro, ha originalità, perché va a pescare anche nel passato, l'ha dimostrato, quindi è molto originale, non somiglia a tutti gli altri. Un altro giovane che forse, ecco, mi ha colpito molto per il suo modo di scrivere, per il suo modo di esibirsi, di porsi, è Aiello, questo artista calabrese che non è molto conosciuto, ma credo forse si farà notare, sarà una delle poche sorprese, credo, in Sanremo. questo prossimo Sanremo, che sarà, perché poi gli altri, devo dirti la verità, faccio fatica anche io perché non li No, vabbè, conosco. ma non. Sono andato a documentarmi, ma ci sono dei nomi che, anche quando li ha dati Amadeus, ho detto: ma chi sono questi? Ma Pensa. infatti io ho voluto. La musica è finita così, in questa direzione. Adesso, di più, cosa vuoi che ti dica? Mi dicono, mi Credo che il mio pensiero. scrivono per te, il senso di unicità pian piano sta scomparendo. Questo è vero. Tra parentesi, escludendo ovviamente alcuni cantanti. Certo, ovviamente, ragazzi, si fa sempre qualche eccezione, ma è un po' una cosa che si dà per Beh, scontato, no? io, Ovviamente, però Anto addio, è diciamo qualcosa. giustissimo. Al ragazzo parlavo. Ok, no, ma io dicevo, viva Dio che c'è qualche eccezione, sennò sarebbe veramente finita. Assolutamente. Infatti io, Mino, ti ho fatto introdurre questo discorso perché, siccome siamo un pochettino al giro di boa, perché ragazzi, non so se avete notato, ma Mino Ferrandino non ha problemi a parlare, nel senso, e anche a poterci raccontare. Per questo io ho voluto tanto che fosse qui con noi. Come mi chiamavano ancora. Volevo che introducessi questo argomento perché adesso, essendo un po' al giro di boa per quanto riguarda il tema musicale di questa chiacchierata, vorrei che concludessimo per il momento l'argomento musica, e concludere è un parolone, perché adesso io ti dico e ti chiedo, proprio come all'inizio di questo episodio, ti dissi, ci presenti e ci racconti chi è Mino Ferrandino? Adesso ti chiedo, Mino, ci racconti e ci presenti, fai conto per la prima volta a tutti i poeti estinti che stanno guardando, chi è Mia Martini?
Ah, mamma mia! Chi è? È il mio amore, è la mia vita. La zia Mimì, mamma mia. Oh, mamma mia. Allora, devo riordinare un po' la memoria perché devo partire Hai tutto il dall'inizio. tempo, hai tuttissimo il Allora, tempo e non hai. tutto è cominciato quando? Con un brano che tu ami tantissimo e che hai cantato. Lo hai fatto una volta per me e l'hai fatto benissimo, ti ringrazio. Quindi, Donna di Enzo Grandi Agnello, che scrisse per lei. Io quell'estate ricordo fu almeno tu un universo, il suo ritorno nell'89, non mi aveva del tutto affondato perché io ero ancora in Germania all'estero, mi ricordo. E quindi io il successo l'ho vissuto di riflesso, no? Della sua performance a Remese, del suo ritorno. Però ecco, appunto, dopo aver ascoltato l'album e questo brano, appunto, di Enzo Grandi Agnello, che è Donna, maestro Enzo, che oltre che, grazie a Dio, ho avuto la fortuna di conoscere negli anni, poi è una persona meravigliosa, oltre che essere un artista Ed è immenso. un autore, no? E quindi devo, grazie a questa canzone, poi ho iniziato proprio a maturare un amore immenso, che non ti so descrivere. Perché poi non è stato più l'amore verso la cantante, l'artista, no, è stato l'amore verso la persona. Cioè io mi sono affezionato pian pianino a lei come una di famiglia. E purtroppo, ti devo dire purtroppo perché è durato poco, perché lei poi è vissuta pochi anni ancora dopo quel Sanremo, però in quegli anni ho avuto modo proprio di cibarmi, di nutrirmi della sua arte, del suo canto, della sua musica, della sua vita, del suo vissuto. Io ho cominciato un lavoro a ritroso, io l'ho scoperta all'indietro, l'ho fatto un po' come il gamberetto, io Mimì l'ho rivissuta, proprio ho riavvolto il nastro e l'ho studiata a pieno e a fondo con gli anni poi, perché io devo dirti che la prima volta che ho incrociato il nome Mia Martini, che appunto era in radio, cosa che non abbiamo toccato prima. Però io ho cominciato con la radio, io a 12 anni ho iniziato con la radio, ero un bimbo, era il 78, pensa, e io Mimì l'ho incrociata per un attimo nell'82, perché uscì questo disco prodotto da Shel Shapiro, e l'album Quante volte, e il singolo Quante volte fu un buon successo radiofonico, e anche da Hit Parade, non da primi posti, ma da Hit Parade, e io comprai questo disco, e già allora mi affascinò moltissimo. Questa voce, questa donna che cantava in un modo diverso, magari dagli altri. Quante volte la canzone è molto orecchiabile, molto radiofonica, ma molto profonda. Quindi, nell'interpretazione, Mimì non lasciava mai nulla al caso. Lei doveva vivere quello che stava cantando, se no non aveva senso. Infatti, tutti i suoi brani, io posso dirti che non ce n'è uno brutto perché. Perché ogni canzone lei la viveva in prima persona, ci entrava dentro. E quindi dopo averla incrociata solo per un attimino, nel lontano 82, poi lei è sparita, si è ritirata per un po' di anni, in vicissitudine, non conosco tutte, non mi va nemmeno di citarle, però poi grazie a Dio, viva Dio, perché la giustizia, quella esiste, prima o poi tutto torna, io lo dico sempre, la vita è una ruota, prima o poi tutto ritorna al posto e tutto va nel posto giusto. Non possiamo, è difficile che qualcosa non torni prima o poi. E anche per lei, grazie a Dio, è ritornato tutto come doveva essere, come era iniziato. Perché lei ha iniziato proprio bimba, piccolissima, nei primi anni 60, con il suo vero nome, che era Mimì Bertè, Mimì, il diminutivo di Domenica, il suo nome Domenica Bertè, Domenica Rita Adriana Bertè, proprio classico, tutto l'iter, no, diciamo, del sud, con le usanze e quant'altro. Lei è nata a Bagnara Calabra, quindi aveva tutto della tradizione calabrese, anche questa sfilza di nomi e quant'altro, però ecco, lei era chiamata Mimì. Quindi lei ha cominciato a muovere i primi passi, poi è arrivata in quel di Milano, dove la scuola scoprì appunto Carlo Alberto Rimi, i suoi dischi, ma era una robina così, anni 60. Pensa che il suo primo 45 giri risale al 63 ed era I miei baci non puoi scordare, con Lontani dal resto del mondo. Questo era il suo primo discografico. C'è un ragazzo che mi scrive, penso anche ovviamente per te, quante volte ho sentito Mia Martini grazie a mio padre. Che è bellissimo, un pensiero bellissimo.
Abbraccio a papà forte. Io purtroppo figli non ne ho avuti, però se avessi avuto dei figli, oh poverini, cioè poverini è un modo di dire perché li avrei forse ossessionati, ma ormai anche tutti io e i miei nipoti, quando nati, ah ci lascerai un giorno in eredità tutto il patrimonio di mia Martini, ma sì, volentieri, basta che però imparate e scoprite, studiate chi è questa grande artista, perché se non ne cogliete l'importanza che me ne fate del patrimonio, ci scherzo. Sai. Comunque. Tornando a dopo questi primi passi, appunto, questi primi dischi di successo, qualcuno meno, poi lei praticamente aveva già questa vocalità incredibile allora, e quindi magari potevano affidarle, la speranza era che le fosse affidato, le venisse affidato un brano un po' più di spessore. L'ha sfiorato no, nel 65, se non vado errato, eh sì, più o meno lì, quell'anno lì, con Se domani. Infatti ancora oggi c'è chi giura che esiste la Lacca col suo provino, con la sua voce, però al momento è ancora estinta. Non si è avuto modo di farla venire fuori. Però ecco, se le fosse stato affidato quel brano, io penso che forse le Ti carte salutano, nuove sarebbero... persone che sono arrivate, ti salutano, Mino. Hello! È un piacere. E quindi, capito Michele, io penso che forse magari la partita sarebbe stata diversa, le carte si sarebbero mescolate, non so, avrebbe preso un'altra direzione già tutto, però, come ti dicevo prima, la ruota, prima o poi tutto torna come deve essere al suo posto. Ci sono voluti un po' di anni di gavetta, però poi dopo, con un cambio di nome, un cambio incredibile, perché poi diventa una donna, è molto misteriosa se vogliamo, perché aveva un look un po' strano per l'epoca, però ecco poi affascinante, aveva quella ipnotizzava la sua immagine, il suo canto, i suoi brani, quindi è ritornata alla grandissima, direi, e in un modo un po' che nessuno magari si sarebbe aspettato, perché lei poi è ritornata in un festival di avanguardia dove c'erano appunto gruppi rock. In quell'anno si è confrontata con PFM, con Iosanna, con il gruppo dove militava anche allora Fossati, per dire, e lei nasce come Mia Martini, nome internazionale voluto da Crocetta che le affibbia appunto questo, dice il classico scegli fra pizza, spaghetti e Martini, nomi più conosciuti all'estero perché magari aveva fiutato già allora che questa grande artista sarebbe poi diventata una stella luminosa del firmamento musicale internazionale. Mimì, da lì passa un anno, padre davvero dal primo 45 giri del nuovo corso, quindi di Mia Martini, già nel 72 esplode con Piccolo Uomo, vince il Festival Bar, dove ritorna l'anno dopo, nel 73, lo rivince e ad oggi è l'artista italiana femminile che insieme all'artista maschile che è Lucio Battisti detiene il record di aver vinto per ben 2 volte consecutive il Festival Bar. Festival Bar allora pochi oggi lo ricordano, ahimè purtroppo perché non c'è più, però era una delle, insieme al Festival di Sanremo, era la rassegna italiana più importante. Poi ce n'erano tantissime, ma lanciava brani italiani ma anche internazionali, quindi in Italia si esibivano artisti del calibro di Stevie Wonder, di Aretha Franklin e dei grandi, proprio i più grandi, te ne cito pochi, però alla fine cioè, arrivava di Beatles, che te devo dire, cioè, arrivava di tutto in Italia grazie a queste manifestazioni estive, per dirti, no? E quindi Mimì lo vince per ben 2 volte, poi susseguono grandi successi ed affermazioni, vince la Gondola d'Oro, comincia con il successo internazionale, cosa fa? Va in Francia, incide in lingua i suoi successi, quindi Minuetto diventa Tu t'en vas quand tu veux in francese, e Piccolo Uomo diventa Tu petit homme, poi ne incide le versioni spagnole, perché anche il mercato spagnolo si accorge di lei, quindi successi anche in terra iberica, arriva anche in Germania. Ed è Da te. bellissimo per me che sono un po' bilingue, no? Ascoltare Mimì in tedesco è pazzesco perché lei già allora era una professionista pazzesca. Lei incideva in francese, in spagnolo, anche in tedesco, come se magari era in italiano, non cambiava nulla perché lei era una professionista che studiava tutto, non lasciava nulla al caso. Quindi
Senti Piccolo Uomo in tedesco che diventa Auf der Welt, che ha tutto un altro significato, e infatti è in questo mondo, che poi è stato anche un titolo di un'altra sua canzone che è venuta dopo, però ecco, tu Piccolo Uomo diventa Auf der Welt, e lei canta in tedesco come se... Cioè, per me, che non è tedesca di madrelingua, ha cantato benissimo. L'altro brano che è inciso in tedesco è Donna Sola, che è diventato Einsam, parla appunto, Einsam significa solo. E quindi è bello anche per uno che studia l'artista poi andare a scoprire tutte queste cose, che purtroppo sono venute fuori dopo, postume, dopo la sua morte. Però ecco appunto, chi studia veramente questo perché Mia Martini è per me un fenomeno. Mia Martini è un dono di Dio che la musica ha ricevuto, è un po' come Mina. Mina è un dono di Dio. Mina non te la devo raccontare, si racconta ancora oggi da sola. Grazie a Dio. Per questo ti dico, quando prima tu mi dicevi la musica qualcosa c'è ancora, meno male, perché se non ci fossero questi artisti che ancora oggi riescono a stare a galla, a essere proprio fritti allora. Quindi, Certo, no, assolutamente. poi gli anni del clou, proprio il top. Lei è stata la prima ad esibirsi all'Olympia a Parigi, l'artista italiana che si è affermata nel tempio della musica francese, grazie a Charles Aznavour che l'ha voluta con lei. Lui, ecco, lui era un istrione veramente incredibile, un camaleonte, lui spaziava, lui era il capostipite, appunto, lo chansonnier della musica d'oltralpe, ma anche qui in Italia ha avuto tantissimo successo. Poi si è accorto di questa ragazza, di questa donna meravigliosa, perché Mimì poi in quegli anni era all'apice del successo, ma anche della sua bellezza. Lei aveva dei look molto che erano cambiati poi dagli inizi, molto più sofisticati, era una donna affascinante, vestiva sempre con questi abiti bellissimi. Quindi quando a Parigi hanno avuto l'occasione di vederla esibirsi appunto all'Olimpia, si sono pazzamente innamorati di lei, tanto che la critica francese, che evidentemente è molto più attenta ed arguta di quella italiana, l'ha subito ribattezzata la nuova Edith Piaf, cosa che purtroppo in Italia Io ti ringrazio. Io ci è invece, voluto un po' di sì, tempo. leggevo un messaggio di prima di un ragazzo che si chiama Vicio, dove appunto parlava di avere istinto. Io però un attimo ti ringrazio, cioè io ti vorrei innanzitutto. Non è finita, ragazzi, però mi sento di ringraziare Mino perché, credimi Mino, su Twitch, in un social, in un mondo, in una piattaforma come Twitch, è molto atipico quello che stiamo facendo, ovvero cercando di portare questo tipo di cultura che ovviamente non appartiene al mainstream, ma appartiene veramente a una cerchia di veri appassionati e cultori della musica quale tu sei, e sentir parlare di Mia Martini, che credimi anche nelle reti televisive più importanti, senza doverle citare per forza, ne sono trasmessi milioni e milioni di memorial e tributi, però sentirne parlare così da una persona, Mino, è veramente una cosa emozionante, e poi lo fai anche con un pizzico di eleganza proprio grammaticale che non guasta mai, almeno per mio gusto. Quindi io intanto ti ringrazio oggi per star condividendo tutto Grazie. questo. Se ti Pensa, io l'ho solo sfiorata, pensa, non l'ho vissuta in prima persona, l'ho sfiorata. Io l'ho conosciuta una sera nel 92, un concerto che le ha tenuto qui a Ischia, all'Acquameno, che tu conosci benissimo. Ti ho portato anche una volta forse lì a fare un giro sulla baia di San Montano, dove c'era questo glorioso locale che oggi forse non funziona nemmeno più perché non si fanno più concerti, non si fanno più serate. Però lì una volta d'estate, credimi, c'era in cartellone tra luglio ed agosto e settembre tutte le sere un grande artista, e italiano e internazionale. Quell'estate è stata magica per me perché ho potuto abbracciare, tenere stretta a me Mimì durante il concerto, perché lì poi non c'è un palco, c'è un gradino. Quindi io da pazzo innamorato veramente follemente di quell'estate non la dimenticherò mai, perché ero qui a Ischia in via eccezionale, avevo avuto la possibilità di venire qui per 2 o 3 mesi perché c'era stato un blocco lì al ristorante in Germania dove ero, allora decisi di tornare qui, poi dopo a settembre sono ritornato di nuovo a Monaco. Però ecco, appunto quell'estate per me la ricorderò sempre perché è stata magica, magica per tanti motivi, anche magica perché ho avuto modo appunto di sfiorare questa grande artista, questa donna incredibile,
stata bella anche se poi un po' triste perché è stata l'ultima che ho potuto vivere con mio papà, perché poi sarebbe mancato giovanissimo di lì a poco. Quindi io la ricorderò sempre, veramente. Però ecco la tenerezza di aver assistito al concerto di questa artista immensa e di averla abbracciata, di averle dato un bacio, di averle parlato, di averle detto chissà quante cose nel giro di poco, e dura ancora oggi, dura per Allora, io sempre. credo che non potevi, credimi, ovviamente ragazzi è inutile dire che questa chiacchierata è quanto di più spontanea esista nel mondo, non su Twitch o su altre parti, quindi aver fatto una conclusione così, scegliendo queste parole, è bellissimo. E quindi adesso, Mino, avendo un attimino concluso anche un po' il discorso, io ti pregherei solo di far vedere una cosa che avevi fatto vedere a me riguardante Mia Martini, riguardante quel cofanetto di quella copertina che diventa. Dai, ti faccio vedere, ti immergo per Sì, un minuto nel mondo magari è collezionismo tutto tu. dei Vai, folli, la scena è tua. perché essere collezionista è folle, veramente svitato. Però io lo sono in un modo pagato, cerco di essere contenuto. Per esempio, io un disco, io quando ero all'estero mi capitava, perché poi ecco, dopo la Germania ho cominciato a gironzolare un po', quindi ho visitato la Francia, ho visitato la Spagna. Ho visitato il Portogallo, insomma, sono stato un po' in Grecia, in Turchia, in Egitto. Io ti ripeto, ovunque sia stato, io ho amato questi posti perché mi piaceva girare. Ma il mio pallino, insieme a scoprire appunto l'archeologia, la storia della nazione dov'ero, del posto dov'ero, ecco, la fissa mia era quella di andare a cercare i dischi nei mercatini. Facci Questa vedere era la cosa più qualcosa. affascinante. Mamma mia, allora, innanzitutto ti faccio vedere la casetta, che poi la conoscono un po' tutti, perché questo qui è un LP del 1975 e si chiama, dov'è il titolo? Vediamo un po', eccolo qua, Un altro giorno con me. È il disco un po' del contrasto con la casa discografica di allora, però è un disco bellissimo perché diventava una Quindi quella è casetta, la come copertina. vedi. E questo, se lo scompongo, diventa la copertina del disco, l'originalità. Poi ti faccio vedere uno dei dischi più quotati, più ambiti e più affascinanti. È chiamato il disco della Gioconda. Pensa un po' al perché. Questa è l'edizione giapponese del suo secondo album, si intitola Nel mondo una cosa, dove c'è piccolo uomo. Quindi vedi questa retro con la tracklist, questa è la versione giapponese, che la copertina in italiano è tutt'altra cosa, credimi. E questo è famoso nel circuito collezionistico perché è definito Ok. l'album Gioconda. Poi ti faccio vedere qualche singolo Quando una volta si particolarissimi. facevano i dischi anche per i Questa è una. singoli, ricordiamo perché Ah oggi non sì, ma esiste questa cosa. in tutto il mondo. Questo viene da Israele. Questa è la stampa di Israele di Piccolo Uomo, cantato in italiano si intende, però stampato nel paese appunto di Israele. Poi te ne faccio vedere un'altra giapponese che è Minuetto e Piccolo Uomo, eccola qui. Le copertine sono tutte diverse, sono dischi veramente difficilissimi da trovare, ma più che altro costosissimi. Io ho avuto un po' di, non so se si può dire, vabbè, lato B, dai, diciamo Sì, così, no, puoi dire tranquillo, di sì, se in questi termini puoi dirlo. trovarli a volte nei mercatini, nelle cose per poco, perché certo non sono ricco, quindi non posso permettermi la luna. Faccio vedere una cosa molto particolare e poi ti faccio vedere le due follie che forse non esistono, forse potrei essere l'unico ad averle. Boh. Questo qui è il suo primo disco giapponese, come vedi anche, Mimì, si chiama semplicemente così, e aveva le incisioni dei suoi primi due 45 giri da Mimì Bertè. Pensa, nel 64 fu già stampato in Giappone questo disco, Mimì Bertè, anche se qui Bertè non compare, compare solo il nome Mimì, pensa. E poi ti faccio vedere due cose incredibili che ho trovato, boh, culo, non lo so. Questo non esiste, perché non se n'è mai parlato in nessun libro, in nessuna biografia, in nessuna discografia ufficiale. Questo disco che vedi che poi è Madre. Madre era il retro di Piccolo Uomo, ma Madre è la traduzione fatta da lei stessa di un grandissimo successo di John Lennon, Mother. Ed è cantato in spagnolo. Questa è una stampa che arriva da Puerto Rico. Non tutti sanno che esiste, pochi lo sanno, gli amici a cui l'ho detto allora che l'ha trovata, questo 45 giri. E
E ancora oggi non se ne conosce né una quotazione e non si sa da dove sia arrivato. Mino, Ti posso dire anche un piccolo ti interrompo un aneddoto. attimo perché abbiamo un collezionista in chat che ci dice: fantastico, da simil collezionista è veramente interessante vedere cose di questo genere. La cassetta con copertina del disco è troppo avanti. E parliamo di che anno, Mino? 75, Mimì era avanti, è stata sempre avanti, anche nei testi delle sue canzoni. Co Vedi, tu ascolta Madre, è la traduzione di Mother di John Lennon, ed era il retro in Italia, il retro del 45 giri, il lato B del 45 piccolo uomo. Lì invece in Puerto Rico hanno voluto stampare con la fo copertina fotografica, perché allora poi i dischi si stampavano magari senza la copertina, sai, quelli che, come quello che ti sto per far vedere, l'ultimo che ti faccio vedere, che anche è stato l'ultimo ritrovamento. Non se ne conosceva l'esistenza, si sapeva soltanto che il Portogallo, avendo le sue colonie allora, ti ricordi, no? Negli anni antecedenti, appena il dopoguerra, c'erano ancora le colonie di possesso, Certo. quindi il Portogallo aveva l'Angola, aveva il Mozambico, parliamo della costa nordafricana, no? Che andava in giù poi, e allora dovevano essere paesi sviluppati. Quindi il Portogallo stampava i dischi e per quel mercato. Se ne conosce l'emissione di Padre Davvero del 71 stampato per l'Angola, quindi parliamo dell'Africa, della Nord Africa, del Sud Africa, scusami, e poi all'improvviso spunta fuori un'altra stampa sempre di Padre Davvero con Amor, Amore, un corno, che erano due pezzi che componevano il suo primo mitico concept album del 71, Oltre la collina. Ebbene, guarda questa stampa com'è strana, non so se riesci a leggere il titolo, vedi? A leggere no, magari leggicelo tu, si vede però la. È una copertina standard forata, come si usa dire nel gergo collezionistico, senza una copertina fotografica dell'artista. La cosa strana di questa stampa, che arriva dal Mozambico, datata 72, l'anno dopo l'Angola. Quindi questo disco non so da dove sia sbucato fuori e come abbia fatto ad arrivare a me, però c'è, esiste. E non è, voglio dirla questa, questo è un aneddoto carinissimo. È un caro collezionista che conosco così bene, così ogni tanto scambiato qualche battuta, e lui mi fa un giorno, disse: ma tu sapevi di questa esistenza? Lui a Milano mi fa: no, però penso che sia una delle creazioni dei tuoi amici lì ai quartieri spagnoli. Ma pensa te, ai quartieri spagnoli, che poi conosci, no? Certo. Quartieri di Napoli anche, dove è nato Enzo Grandi Agnello, quindi saluto di nuovo Enzo se ci guarda, non credo però, se dovesse magari un giorno rivedere, è carina sta cosa, perché mi fa, questa è una delle creazioni, perché tu sai che a Napoli siamo anche famosi per essere un po' i re del tarocco, però dico a lui, ci fa, gli dico: senti scusa, no, ma tu pensi che i quartieri spagnoli non hanno altro che da andare a pensare di taroccare un disco che poi non esiste nemmeno, del Mozambico? Ma ti rendi conto? Ti ascolti quando parli? Ti capisci quello che stai blaterando? Penso che la cosa più facile da ammettere che sia, è invidia, perché lo vorrei avere io quel disco. Cosa che ho detto a un altro collezionista in Sardegna, che lui è stato anche fortunato a trovare un LP, quello grande, Sì. stampato in Cile, credo, che è la stampa spagnola, almeno nel titolo, di Il giorno dopo, sempre questo secondo suo disco del 72, che si chiama Un Día Después, che non esisteva fino a poco tempo fa, nessuno ne sapeva l'esistenza. Quindi, come vedi, le cose ci sono. Essere un collezionista e andare gironzolando per il mondo, a volte, anche col web, non è che ci si deve andare, ci si debba per forza andare fisicamente. Anche se è più bello, è più affascinante andare a cercare lì. Certo. Ho Allora, vissuto questa cosa intanto molte c'è un volte. È ragazzo che mi dice, bello. anche qui a Palermo c'è questa fama, penso si riferisse al disco. Però Mino, al di là del fatto che è un'ora che siamo qua ed è, non è che è volato, cioè seriamente Già. non voglio cadere sul banale, però e quindi io so che dopo tu avrai un impegno, quindi io ci tengo però a farti due grandi domande, due grandi ultime due domande perché... Tu puoi rispondere secondo me in una maniera particolare. La prima domanda è questa, Mino, te la faccio velocemente, ma voglio che rispondi appunto come hai fatto per tutta questa chiacchierata. Se tu avessi la possibilità, è una cosa che adesso che esula da tutto quello di tutto quello di cui abbiamo parlato,
se tu avessi la possibilità di cancellare un evento storico di tutta la storia dell'umanità, così da eliminare di conseguenza anche le ripercussioni che ha avuto quell'evento per l'umanità, cosa sceglieresti di cancellare? Subito, sai perché? Perché avendo vissuto in Germania ed avendo proprio lavorato per più di 2 anni fuori il campo di Dachau, ti dico subito Hitler, cioè quell'uomo per me non sarebbe dovuto esistere, perché è lui che ha cambiato il corso dell'umanità in peggio, non in meglio. Lui voleva la razza perfetta, lui ha creato solo dei grandissimi disagi e ha perpetuato delle stragi ingiuste. Quindi lui poi ancora oggi alimenta a volte il malcontento e l'odio che ci possono essere fra due nazioni. Io ti Certo. posso dire, tedesco, che i tedeschi oggi si vergognano e non vogliono nemmeno sentirlo nominare e nemmeno accostare, perché lui non era tedesco, era austriaco. Quindi ha sempre creato un astio giustificato, ma oggi magari spero che sta andando sciamando fra due nazioni che purtroppo hanno vissuto questo disagio di condividere purtroppo le tristi realtà che sono venute insieme all'esistenza di quest'uomo. Io, anzi, una volta mi hanno anche proposto di visitare la sua casa e dove giace, ho detto, ma vai, devo vedere altro. Ma io mi sono sempre rifiutato di varcare quel cancello lì a Dachau. Ci lavoravo proprio fuori, il ristorante era a 100 metri, pensa, e vedevo milioni di persone tutti i giorni visitare questi posti e mi ha fatto sempre una grande tristezza perché ho sempre immaginato che lì sono successe delle cose allucinanti che magari nessun essere umano si sarebbe mai sognato. Ecco, la guerra c'è stata, ok, vedi, le pandemie ci sono state e ci sono ancora, oggi siamo messi a dura prova, ma anche a questo ci stiamo abituando, anche a questo pian pianino ne verremo fuori. Ma tu spiegami come si può oggi venire fuori o cancellare Hitler. Quindi Ovviamente, questo cancellare ovviamente, proprio tagliarlo fuori da tutto. ovviamente, ragazzi, cioè, so che, vabbè, chi segue il canale ormai, o chi anche chi rivedrà questa diretta su YouTube e quant'altro, sto qui a testimoniarlo, ma è normale, cioè, abbiate fiducia. La mia domanda era scritta, ovviamente volevo fargliela, ma lui non conosceva assolutamente, quindi il fatto che avesse una risposta così pronta Però è proprio per io ti quanto rispondo. crede a quello che sta dicendo, e Twitch lo notifico. Stiamo parlando di questo a scopo opinionistico, personale, appunto, per una mia domanda fatta al buon Mino Ferrandino. L'ultima domanda, quindi, Mino, che voglio farti, e che è veramente una degna conseguenza della risposta che hai dato alla precedente, è quanto pensi che l'amore, inteso nella sua forma, nella sua parola, quindi non parliamo della banale coppia, intendimi, Amore universale, esattamente, che comprende tutto. quanto pensi che possa aiutare la durabilità del mondo? Ma non c'è una scala di valori, secondo me, per quantificare l'amore. L'amore universale è quello che unisce tutto, quello che ti fa amare incondizionatamente tutto. Io ti posso. Voglio citarti una frase del grande poeta Fabrizio De André, perché chi più poeta di lui è estinto, ecco, Grazie vede, casca mille. proprio a fattore la tua trasmissione, perché questi sono veramente poeti estinti che non torneranno mai più, però bello perché unici, perché nella loro unicità vivranno per sempre. Ecco, lui intitolò un suo disco, uno degli ultimi, Mi innamoravo di tutto, semplicemente così, ed io così che ti posso rispondere. Io mi sono sempre innamorato di tutto, tutto quello che è bello, quello che luccica, quello che ti fa sognare, tutto quello che ti fa immaginare un mondo anche fiabesco, però sempre non perdendo mai il contatto con la realtà, sempre avendo i piedi puntati a terra. Ecco appunto, però è bello innamorarsi, è uguale se è l'amore fisico con un'altra persona o col cane. Stamattina hai avuto modo di conoscerla, di vederla. No, ci parli, Io ho avuto due amori. due Di minuti ci parli di lei, e dici un po' di, ti Loredana. prego, perché in questo canale io sono un, Loredana
di là, sta con mia mamma oggi perché l'ho detto, se quella comincia a abbaiare, canta solo lei. Lei si chiama Loredana Bertè, pensa, perché quando l'ho trovata era sempre arrabbiata, l'hanno Ma di abbandonata, quindi classico ghiaccio maledetto. Io, ecco, appunto, posso spendere una parola. Vi prego, se non volete un animale, non prendetelo. Se non potete prendervene cura, non prendetelo, perché è brutto prendere un animale e poi abbandonarlo per strada e mettere in condizione magari altre persone che invece hanno un cuore diverso, però anche hanno delle difficoltà a prendersene cura, a prenderlo poi. E così è capitato. Ma Mino, Noi avevamo la nostra. ma se ti aspetti, se ti aspettiamo 2 minuti qua, reggo banco io. Ti posso chiedere di farci dare un saluto da lei? Dai, concludiamo la live con lei, ti prego, in video. Pensa che ormai la conoscono tutti, persino Loredana a Milano, la Vera Bertè, ne ha visto qualche foto, perché ogni tanto colei che le fa la toilette me la berteizza. Un giorno vado lì a riprenderla perché le aveva fatto la toilette, no? L'aveva lavata, tosata, messa tutto a punto, me la fa trovare tutta blu con una ciocca glitterata di quella roba che gli ha spruzzato, però non nocive, per carità, perché lei ama gli animali. Però dice, Mino, guarda, te l'ho berteizzata, mi è diventato il cane con la ciocca blu. Dico, ma guarda un po'. Ma lei è matta veramente, però è un amore. Credimi, cioè, ecco, se ti posso dire che oggi può essere pari a un figlio, ma tutti quelli che amano gli animali poi diventano un po' come i figli, come persone di famiglia. È difficile farla arrivare qua perché devo fare il giro della casa, ti farei perdere No, troppo non mi va. tempo. Allora, se te non ti crea disturbo, aspettiamo Allora, volentieri. canta Tranquillo. tempo per gli occhi, provo a Ci recuperarla, penso va io. Ci bene? anche per un saluto, appunto, così concludiamo la live con lei. Dai. Tranquillo, ci penso io La qua. vado a recuperare, Tranquillo. dai. Allora, ragazzi, nel frattempo io non vi metto ovviamente il be right back perché non vado via, ma vi tengo banco io, ovviamente. Io spero che intanto adesso non vediamo l'ora. Sì, lo so, cioè, beh, perché anche io volevo, ma ci mancherebbe. Cioè, nel senso, vabbè, la citazione anche di Mino, ovviamente, da poco è uscito un mio brano, una carezza dedicato all'argomento abbandono cani, quindi ci sta a pennello. E già sentiamo qualcosa, però, ragazzi, quindi mi sa che dovremmo aspettare poco. Forse, eccola Eccola qua. qua! Ladies and gentlemen, Loredana Bertè. Saluta bambola. Dì. È Di ciao bellissimo. Michele. Di... Ragazzi, un Vedi? saluto in chat per Loredana, assolutamente. È una birba. Guarda sto ciuffo com'è forte. Guarda, c'è un ciuffo biondo. Stavolta me l'hanno fatto blu. E lei si chiama Loredana Bertè perché è un amore. Mi Vai. scrivono troppo carina, vabbè, ovviamente è normale, ci mancherebbe altro, nel senso Devi starci un giorno insieme, poi vedi. Ha 9 anni, ma credimi, è sempre una bambina, è terribile. A volte, ma poi il suo amore per i gatti, non ti dico, lì i miei vicini qui hanno tantissimi gatti e lei è di un'armonia, tutti i giorni a correre dietro i gatti, così si amano loro. Perciò mi raccomando, se vogliamo anche lanciare un piccolo messaggio, Michele, se me lo permetti, tutti coloro che non hanno un animale, ma poi pensano di prendere un animale, un cane, un gatto, qualsiasi esso sia. Vi prego, fate bene attenzione, ponderate bene la cosa, perché prendere un animale non è prendere un giocattolo, non sono dei giocattoli, sono degli esseri viventi. Quindi anche loro hanno bisogno delle loro attenzioni, quindi vanno preservati, curati. Vedi ogni tot veterinario fare i test, i vaccini, quant'altro ogni anno. Vanno poi curati nell'alimentazione, in tutto. Cioè, sono come degli esseri umani, loro vivono, quindi è logico, sono degli animali, quindi devono stare al loro posto. Io la tengo in casa perché è piccolina, l'ho abituata così, guai, non lascio il cane fuori, mai, andiamo a passeggiare tutti i giorni, più volte. Però ecco appunto, prendetevene cura con amore, perché se non potete prendervi cura di un animale, non prendetelo. Magari ci sarà un'altra persona che se ne potrà prendere cura, però non c'è cosa più brutta di prendere un animale giusto così, anche a volte col pedigree, poi abbandonano anche quelli perché non li vogliono più e non Guarda, c'è cosa Mino, più brutta. Qui è il tuo. vedi, ci sono stati dei momenti brutti No, anche no, per vai, loro, vai, vai, vai. scusa se Ma ti che scherzi? rubo un ultimo minuto. Le scene strazianti dopo il terremoto che c'è stato, che grazie a Dio ha fatto poche vittime, però ha fatto tantissimi danni. La cosa più triste era vedere questi proprietari che andavano
tutti i giorni nella loro casa caduta giù, venuta giù, per andare a dare da mangiare ai loro cani o gatti, perché purtroppo non gli permettevano di portarli con loro negli alberghi o nelle case dove erano ospitati al momento. E mi è venuta una grande tristezza quando ho girato un documentario che ho autoprodotto per chiedere aiuti e fondi, lo si trova anche su YouTube ancora oggi, è stato cliccatissimo allora proprio perché ho riunito tutti gli artisti qui di Ischia e anche una artista, una vedette internazionale che vive qui, che è stata protagonista di The Voice, tu la conoscerai sicuramente. E abbiamo fatto questo cortometraggio proprio per chiedere aiuti. E la cosa che più ti strazia il cuore, ti tocca vedere appunto queste persone che vanno lì, vanno da mangiare ai cani e ai gatti che sono rimasti lì in quelle case venute giù. Perciò quello mi ha fatto capire ancora più cosa significa a volte avere un cane o un gatto. Perciò prendetevene sempre cura, non abbandonateli mai. Lei, vedi, è stata buttata in strada a 6 mesi, era uno scricchiolo, Mino, uno scheletro. tu non lo puoi E io l'ho sentire, raccolta. ma nel mio canale, per le persone che guardano, hanno la possibilità di far partire dei suoni per interagire con noi. E in questo momento, il nostro Anto, lo chiamiamo Anto, ha fatto partire degli applausi in tuo onore. Quindi, tra l'altro, Mino, volevo dirti che se non hai avuto possibilità di ascoltarlo, tutto ciò che hai detto io l'ho racchiuso in un brano che è uscito da poco, un mesetto fa, che si intitola Una carezza. E quindi, siccome credimi, quando tu adesso, dopo, quando avrai tempo, andrai a ascoltare questo brano, dirai: cavolo, ma è ciò di cui stavamo parlando prima. Quindi, no, per dirti che a pennello il tuo, ciò, il tuo non mi viene, mi sta mancando la parola, ciò che avevi, il tuo appello, ecco. Se non l'avessi trovata sarei impazzito. È proprio cade a pennello con tutto ciò che è questo universo. Quindi, Mino, io a malincuore ti devo dire che l'episodio, la puntata finisce qua, ma io intanto ti volevo veramente ringraziare prima di tutto per ciò che hai portato. Al di là se si parla di cultura o no, ma per l'umanità che hai portato parlando di musica, di Mia Martini, delle tue esperienze, dell'estero, dei tuoi desideri. E se posso chiederti brevissimamente, se dovessi dare un consiglio alle persone che ci seguono, che spesso alcuni li conosco, so che sono più giovani di me, come ti ho detto anche offline, se dovessi dare un consiglio, com'è? Specialmente Esattamente, a loro. perché io te lo dissi anche offline, ho creato questo luogo proprio, e non lo nascondo, per andare un pochettino contro la troppa esportazione di comunicazione spicciola che c'è sui social nei confronti di un qualcosa di più concreto, no? È bello da acquisire da persone come te, no? Che alla fine, oltre ad essere più grandi di età, ma hanno anche esperienze che, come ci hai raccontato, ti hanno temprato. Quindi, se tu volessi dare un consiglio di vita su un qualcosa, sul vivere di cose belle, come lo diresti? Guarda, te lo racchiudo con 3 parole e le ho già usate prima perché vanno bene anche per questo. Prima di chiudere, permettimi di ringraziarti perché resti sempre quel ragazzo meraviglioso che ho conosciuto appunto 6, 9 anni fa, quant'è? Io con le date ci litigo il più di età, però ecco appunto ci siamo capiti. E in tutti questi anni, anche se ci siamo sentiti non sempre, però è sempre bello ritrovarti ed è una cosa proprio di cuore, quindi sei un po' come una persona, come un fratello che tu prendi, ritrovi, poi perdi di nuovo, però sai che sta lì, c'è sempre. Questa è una cosa bellissima e ti ho fatto l'esempio oggi quando eravamo non online ma offline, ti ho detto: per i miei amici che vivono all'estero ci sono sempre e ci saranno sempre, anche se non ci sentiamo spesso, però restano lì. E la cosa importante è perché sono lì, vuol dire che sono dei punti fissi. Ecco, citazione, almeno tu nell'universo, andare ad ascoltarla per capire cosa voglio dire. Poi ringrazio tutti i tuoi ascoltatori, tutti coloro che hanno seguito questa chiacchierata che è stata veramente piacevole. Non ho parole, veramente sono felicissimo, sono pazzo di gioia, mi hai fatto un regalo immenso, ma proprio più che altro perché abbiamo parlato, perché io alla fine, come vedi, non sono nessuno e non voglio essere, magari pensare questo chissà chi è, no.
non sono andato in età, se vuoi classificarlo di serie A, però sono una persona che vive semplicemente amando la musica, amando tutto quello che la circonda. Poi, non per ultimo, ma appunto grazie a questo tuo canale che fa delle cose bellissime, questa iniziativa di questi poeti estinti, perché veramente penso che per essere uniti bisogna estinguersi, perché sennò è difficile. Credo, sfido, l'universo cerca un altro come me, non lo trovi, ma non perché sono speciale, ma perché sono unico, perché non, un altro pazzo, un altro folle, un altro scemo come me, è difficile che lo trovi. Lo dico sempre, perché sono molto ironico, però è vero. Ognuno nel suo piccolo è unico, quindi ognuno è estinto più che altro, ma l'ultima cosa che, come tu mi hai chiesto appunto, l'ultimo pensiero, è facilissimo, cito ancora il grande Fabrizio De André, e appunto ragazzi, fate come hanno fatto, ho fatto io, e hanno fatto tanti prima di me, e spero che faranno ancora in tanti, innamoratevi di tutto, siate curiosi, siate affamati di vita, di tutto quello che può darvi la musica, il contesto, anche quello che stiamo vivendo adesso, fate sì che un giorno possa servire questa esperienza a qualcosa. Saremo anche noi testimoni di questo, perché lo tramanderemo, lo raccomanderemo. Ne abbiamo vissute di cose brutte. Non voglio fare citazioni, però ecco, sono tutte cose che oggi, magari, avendo 54 anni, sembra stupido, ma è così perché non ci credo nemmeno io, più delle volte che non so come sono arrivati, però resta qualcosa, le esperienze insegnano, quindi anche questo momento che stiamo vivendo di disagio grande, enorme, ci sta, spero, insegnando qualcosa di positivo, non di negativo. Stiamo attenti, stiamo un altro pochettino chiusi nelle nostre case, accorti, quieti, che vedrete, che sono sicuro, questo è un augurio che faccio tutto il mondo, che prima o poi anche questo sarà un brutto ricordo, perché come tutte le cose che ci sono state all'improvviso sono sparite, vedrete che prima o poi sparirà anche questa. Io lo dico sempre, anche con chi parlo nella quotidianità, dico teniamo duro, perché anche questa cosa poi magari sarà qualcosa di passato che staremo a raccontare, che però non ci sarà più. Quindi mi raccomando, innamoratevi di tutto Allora, e viva l'amore. Mino, intanto mi scrivono che ti ringraziano, è stato un piacere per loro, quindi veramente penso che abbiano apprezzato appieno. Allora, Mino, adesso ti spiego cosa succede. Grazie mille ed una buona serata ad entrambi e a tutti in chat. Grazie a voi, ragazzi. Allora, io adesso succede che manderò una schermata di End Live e noi non ci vedremo più, ovviamente, ma tu rimani connesso perché così offline ti saluto, però non voglio tagliarti adesso perché voglio che rimanga un attimino il saluto finale con te presente. Quindi, Mino, ancora una volta io ti ringrazio tantissimo, ti faccio gli auguri per tutto, per i tuoi sogni, per la qualsiasi cosa. Quindi questo è intanto il mio augurio che ti faccio in diretta. Auguri, no? Aspetto sempre di vederti a Sanremo. The Voice non era, ti voglio a Sanremo. Sei grande, Michele, quindi non te lo dimenticare mai. Continua sempre così. Grazie mille, Don't Mino. give Don't up, give mai, non t'abbattere mai. Vai sempre avanti. Vedrai che prima o poi le porte up. si aprono, perché l'abbraccio di un artista prima o poi, credimi. Ma Mino, lo sai che tu ricordi che al premio Pitacuse dovevamo cantare una cover, cioè un nostro inedito e una cover. L'inedito era tutto il resto inutile. La cover si intitolava I Won't Give Up di Jason Mraz. Quindi Io. Tu invece never give up, mai, non ti arrendere mai, perciò. Ma assolutamente. quella era ironica, quella era una citazione ironica, quando io ne faccio milioni ogni giorno. Assolutamente. Quest'estate, aspetta, cosa ho cantato? Vabbè, non lo ricordo. Ah sì, io poi faccio sempre omaggio a Mimì, mi arrampico sulle montagne russe, ma devo cantare una sua canzone, sempre, se no sarei. Non sarei io. Però ecco, mi hanno chiesto di cantare un brano meraviglioso del 1992, che è La forza della vita di Paolo Vallesi. Ti ricordi, arrivò terzo Sanremo, quando poi Mimì arrivò seconda con Gli uomini non cambiano, pensa tu. Ebbene, quest'estate ho cantato quella canzone, ecco, La forza Splendido della pezzo. vita. In quel testo
molte, molte, molte assonanze con quello che stiamo vivendo oggi. Quindi mai arrendersi, mai andare giù, cercare sempre un qualcosa per tenersi su a galla e per dire: ehi, ci siamo, questa è la cosa più bella, viva la vita. Un Ragazzi, con bacio questo a ultimo tutti, un saluto di Mino, bacio. io vi ringrazio a tutti per essere stati qui con me. Come al solito, noi ci vediamo martedì prossimo e poi in settimana con la schedule del canale qui dei Poeti Estinti. Ragazzi, veramente vi ringrazio. Io, come sempre, sono Michele Mirenna e alla prossima.